Canapa, cannabis, sativa, indica, light. Qual è il termine corretto per definirla? La canapa o cannabis è una pianta della famiglia delle canabacee che da molti anni genera parecchi fraintendimenti ed è periodicamente al centro del dibattito politico. Proviamo a fare chiarezza. La canapa può essere distinta sulla base di due fattori: concentrazioni di THC, responsabile dell'effetto stupefacente, e regione di provenienza. La cannabis light o industriale ha un basso contenuto di THC, quindi è priva di effetto drogante, a differenza di quella terapeutica che ne contiene in quantità maggiori. Se si considera la provenienza, si possono distinguere tre tipologie di varietà. Canapa sativa, originaria delle regioni equatoriali. Canapa indica, proveniente dalla zona subtropicale del mondo. E canapa ruralis, propria dei territori con un clima più rigido, come ad esempio la Russia e il nord della Cina. E per quanto riguarda la normativa? In Italia, la legge che disciplina la coltivazione della cannabis sativa è la numero 242 del 2016 e consente di coltivare varietà certificate con THC compreso tra lo 0,2% e lo 0,6%. Nel 2019, però, il Ministero dell'Interno ha fissato il limite dello 0,5% di THC per la vendita delle infiorescenze e dei prodotti derivati dalla cannabis. Oltre questa soglia si parla di sostanza stupefacente. Di conseguenza, per la legge italiana, la cannabis idonea al commercio non può avere una concentrazione di THC superiore allo 0,5%. Al di sotto di questo limite si è sviluppata, nel nostro paese, un'importante filiera produttiva che conta oggi circa 3.000 aziende impegnate nella coltivazione, lavorazione, analisi, trasformazione e commercializzazione. La canapa, principalmente sativa, viene coltivata e impiegata in numerosi settori, dalla cosmetica all'edilizia, dall'energia al tessile, fino all'alimentare e all'industria delle bioplastiche completamente biodegradabili. Il Prohibition Partners, società internazionale specializzata in ricerche di mercato dell'industria della canapa, segnala nel 2021 un mercato europeo di circa 3 miliardi di euro. L'Italia, con più di 4.000 ettari destinati alla produzione, è la prima produttrice in Europa per redditività della coltura ed è seconda, dopo la Francia, per estensione di ettari coltivati nel mercato industriale. Si tratta di un settore agricolo industriale del Made in Italy con un indotto stimato di 400 milioni di euro, che impiega 10.000 addetti e con indici di enorme crescita. Qual è l'obiettivo delle aziende italiane del settore? Rendersi competitive a livello internazionale al fine di poter contribuire ancor più allo sviluppo del tessuto produttivo con effetti positivi in termini occupazionali, ambientali, industriali ed erariali per lo Stato. Ma com'è possibile raggiungere questo scopo? Innanzitutto facendo chiarezza a livello legislativo. In Italia, infatti, la normativa presenta ancora numerose lacune, sia sulla commercializzazione che sulle destinazioni d'uso delle varie componenti della pianta. I derivati da infiorescenze di canapa sono commercializzati come dispositivi ad uso tecnico o collezionistico, ma la verità è che vengono utilizzati soprattutto come prodotti da inalazione o combustione. Occorre una normativa chiara per ogni destinazione d'uso, così da permettere un controllo sulla filiera da parte dello Stato, una tutela maggiore per il consumatore e la possibilità di attrarre nuovi investitori nel mercato italiano. Solo un intervento in tal senso può colmare il vuoto legislativo e consentire tanto ai lavoratori quanto ai consumatori di poter fare affidamento su un mercato in continuo aumento e perfettamente regolamentato.